Let's play. Ciao a tutti scuole, Pesciolini sono il vostro Mami di Divido e benvenuto in questo 30° episodio della Terrafirma Craft. Ci sono alcuni di voi che aspettano la domenica perché vogliono vedere un episodio di questa serie. Io per voi continuo a fare questa serie, anche se magari a volte sono a corto di idee, anche se non so che cosa fare, anche se ci sono dei problemi, anche se vedete è sparita la mia skin. Perché è sparita la mia skin? Perché no? Comunque probabilmente ragazzi è perché io... quando avvio le FTB poi stacco un attimo la connessione, quindi faccio un po' di sti bordelli, devo provare ad avviarla senza sti bordelli, vedere se sparisce. Comunque in ogni caso sono io, giuro, vedete sto muovendo, sono io, quindi anche se non lo vedete riconoscetemi. Vi voglio dare alcune info in merito agli scorsi episodi. Vi ricordate che abbiamo fatto quel cannone che non siamo riusciti ad utilizzare? Allora, uno di voi mi ha scritto, che non mi ricordo chi è, che si può flopper, si può fare anche con l'iron normale. Dimmi tu come, perché, cioè, a meno che non provo così in creative, vedo se funziona, ma io non vedo ricette che mi fanno fare l'hopper in modo normale, cioè io non le vedo. Cioè, il copper cart, il chute, che non so che cazzo è, ma l'hopper normale io non lo vedo tra le ricette. Poi se c'è un bug che non conosco, vabbè. Altra cosa, questa è per Alexander Darneri, una cosa del genere, vabbè, lo sai, mi sto riferendo a te, l'uomo del boiler. L'uomo del boiler, ti dico che il mio boiler funziona. Vedete, c'è un po' di steam, ho provato a produrre del carbone, funziona e produce steam, quindi se a te non lo produce so cazzi grossi. Vi dico anche che il problema del boiler che crasha il mondo per il momento non verrà risolto, quindi chi ce l'ha sto problema se lo piange, perché è uscita la versione 2.1.0, però al momento non è stato fissato questo problema, ma sono state aggiunte delle altre mod. A proposito della nuova versione, se me lo richiedete, hashtag please mettila, quindi PLS mettila, hashtag PLS mettila, io mi farò il mazzo così per aggiornare il pack dalla 2.09 alla 2.10. Sembra una cazzata, ma introduce delle nuove mod tipo la Mechanism, che ci permetteranno di sdoppiare, triplicare, fino a quintuplicare i minerali. Non è una cosa da poco. Altra informazione, ho tolto il cannone perché al momento non lo possiamo utilizzarlo. E ho costruito, guardate un po' che roba, guardate un po'. Perché indovinate, siamo in autunno, 1° ottobre, primo giorno di autunno. Quindi io posso andare qui vicino ai miei cazzi di alberelli fighissimi e oltre a prendermi delle mele verdi che non mi interessa niente, mi piglio le olive! Sì, tutte le olive per mami! Mi piglio, quante olive, datemi tutte le olive, datemi! Mi fa piacere perché mentre gli alberi crescono mi daranno altre olive. Dovrebbe funzionare così, perché se spuntano delle nuove foglie in un periodo, in una stagione in cui l'albero produce frutti, le foglie nascono direttamente col frutto ed è una cosa molto figa, è una cosa un po' non realistica, però è figa. Quindi figa. Fatemi sapere nei commenti, soprattutto Marco Picari, dimmi un po' se quel frantoio che ci servirà per produrre l'olio l'ho costruito bene, se si possono fare dei miglioramenti. Cioè, fammi un po' sapere, ricordati che tu sei il mio mastro costruttore. Quante olive a terra? No, troppe olive per terra, no, troppe olive. Quante cazzo di olive producono sti cazzo di alberi? Ma che cazzo, vabbè che siamo in Boglia, nella terra delle olive. Però non è possibile tutte queste olive, che caspita, cioè, io non credevo che... Va bene ragazzi, avete sentito un po' del mio modo di parlare strano. Quindi, tornando a noi, vi ho raccontato un po' delle novità, un po' di vecchia storia, un po' di roba. Ora ho le mie olive, non dovrebbero essercene. Ne ho vista una. No. In pratica, che cosa succede? Cosa possiamo fare? Lì che cosa c'è? Cos'è? Albero di olive, altre olive, sì, albero di olive, dammi le olive, sì, ma guarda quante, dammi tutte ste olive.
Ok, ho ripulito tutti gli alberi di olive. Le mele per il momento non me ne sbatte una ceppa, tanto il cibo ce ne ho. Ok, avendo pulito tutti gli alberi di olive, mi servono un po' di barrel. Per il momento vorrei cominciare con 2 o 3 barrel, vediamo una cosa del genere. Dove stanno? Li vado a prendere. Ragazzi, mi sono procurato i barili, quindi ne ho piazzati ben 3 tutti qua intorno. Ho anche le smooth stone che sono da mettere negli hopper, però ragazzi ho bisogno degli hopper. Quindi ho cominciato, perché non possiamo scampare, a produrre, vedete, l'iron per poter fare la blast furnace. Per fare la blast furnace abbiamo bisogno di circa una quarantina, madò, mi viene male a dirlo, circa una quarantina di lingotti di iron. Più vabbè, ovviamente poi il pig iron, che vabbè lo possiamo fare anche con la limonite, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente una quarantina di lingotti ci permettono di fare la blast furnace. Io comincio a farla anche perché la blast furnace è tutta da riempire intorno da iron sheet, quindi è un po' un bordellazzo. Io ora lavoro off camera tanto tempo. Produco questa blast furnace, produco i pig iron e inizio a produrre almeno il primo hopper, così possiamo produrre il nostro olio d'oliva e possiamo anche dedicarci alla produzione cioè all'utilizzo del carbone. Sì, vabbè, ci siamo capiti, no? Del come cazzo si chiama quel coso? Il cannone. Ho anche provato, come avevate detto voi, no, ma tranquillo, mami, metti pure i lingotti, quelli normali, se. Non funziona un cazzo, ragazzi. Ho provato in tutti i modi, in tutte le lingue del mondo. Se voi conoscete il modo, la recipe per far funzionare con i lingotti normali, ditemelo, perché evito di impazzire. Se non la conoscete, ahimè, dovrò fare in questo modo e non ci sono molte altre alternative. Questo non mi serve. Detto questo, vado off camera. Ci vediamo tra un bel po' di giorni minecraftiani. Per voi sarà solo qualche secondo, ma per me saranno giorni minecraftiani. Ciao. Allora, raga, cioè, ve lo dissi che a me sarebbero passati diversi giorni minecraftiani. Non so se vi ricordate, eravamo tipo a inizio autunno, siamo a fine autunno, è passato tipo 8 giorni minecraftiani. Per me è passato, siamo passati dal sabato alla domenica, quindi sto registrando il video oggi stesso che deve uscire. E infatti mi vedete anche con gli occhiali. Mi hanno potenziato i giganti sono diventati una cosa pazzesca, ho avuto un bordello di cose da fare. Comunque sono a buon punto perché ho 600 più 600 più 600 più 600 sono 24 lingotti di ferro, più 510, vabbè, e 240 sono 750, quindi sono 7 lingotti e mezzo, più 24 sono 31, più 2 sono 33. Più altri due qui siamo a 35 e qui ce ne stiamo facendo altri 5 pezzettini che dovrebbero andare a completare il mezzo lingotto che c'è qui. Ora, la cosa che vorrei fare con voi è sono due. Innanzitutto voglio vedere se riesco a mettere tutto questo bloom in un'unica palla gigante, fare un mega lingottone, perché poi li devo tutti separare, li devo lavorare, vabbè, lo faccio off camera. Non solo qui, ho dovuto farmare un bordello di charcoal per fare tutta sta roba qua, non potete manco capire. Intanto vado a dormire e vorrei, perché mi sono rotto le palle, fare una cavolo di sacca per l'acqua. Così la riempio una volta, la strariempio e ci bevo 50 anni. Allora, per fare sta roba qui abbiamo bisogno della pelle. Di pelle ne abbiamo quanta ne vogliamo, ragazzi, cioè tranquilli. Comunque, se volete, scrivetemelo nei commenti o se mi gira lo faccio lo stesso. Farò un video su come farmare con sti giganti pazzeschi. Me li hanno potenziati, ragazzi, è impossibile ora da farmarli, mortacci loro. Che cazzo è sto? Ah sì, li ho presi, vabbè, poi vi spiego. Allora, abbiamo bisogno di 2 di pelle, 2 di pelle. Dove stai? Dove stai? Pelliccia, pellina, pellina, pelletta, pellettina. Eccole qua, 2. Perché per fare la nostra sacca, dove sta? Sac, eccola qui. Abbiamo bisogno di 2 di questi, uno stone knife, vabbè, quello ce l'abbiamo, 2 wool yarn e uno sheep bladder. Lo sheep bladder ce l'abbiamo qui. Sheep bladder. Ok, uno ce ne serve. Mamid e cellulare tutti insieme. 2 wool yarn. Abbiamo bisogno di 2 di queste schifezzuole qui, che bisogna semplicemente spacchettare, cioè romperle un po'. Allora, se non ho capito male, ecco qua. Ah sì, posso farlo così. Allora sono così, 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 così e così. Woohoo! E one e two. Oh, 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 e baba mia.
Ok, uno qui, uno qui. È stato facilissimo. Però sto ship blooder, che cosa sarebbe, ragazzi? Cioè, vorrei capirlo. Blood, ship blooder. Olè, leather sack water. Abbiamo una leather sack water. Now we can drink some water. Fill water, forever water. Yeah, water. Water. Ok, basta. Basta, mami, stai buono. Ora voglio vedere quanto cavolo si riempie. E butto a mare questa giara che mi sono rotto le palle e si rompe pure. Cioè, non si è rotta, però si rompe pure. Ci qua sì, ho messo il cannone perché ho bisogno di spazio addosso, insomma. Ora voglio proprio vedere quanti cavoli di sorsi posso farci. Ah, due? Due e mezzo, tipo? Vediamo un po'. No, sti cazzi! Cioè, l'ho riempita. Due volte e mezzo, è come se fossero due secchi e mezzo. I am full. Wow, ti dice pure I am full ora? Eh sì, figo. Wow. Sì, è arrivato il periodo delle arance, ragazzi. Ok, ora la prova del 29, non del 9. Vediamo se funziona. Allora, io ci metto i miei 8 charcoal qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comunque, sì, dal fare l'olio d'oliva oggi stiamo facendo pure la blast furnace. Stiamo facendo un bordello di cose, ragazzi. E pazienza. Prendo un po' di charcoal. Ok, dovrebbe bastare quello che ho. Ne ho 16 pezzi. E beh, buttiamo tutto qui dentro. Però voglio prima vedere se li piglia. Perché se non se li piglia. Allora, togliamo la magnet mode. Se no, non se li piglierà mai. Allora, 200, 240, 5, 10. Proviamo a mettere. Allora, proviamo a mettere questi 50. Te li pigli? Dai, pigliateli. Ti metto pure questi. Ti metto pure due charcoal. E pigliateli, testa di cazzo. Mi sa che bisogna mettere quelli inferiori. Sì, ragazzi, dobbiamo mettere quelli inferiori ai 100. Se no, così non se li piglia. Se no, facciamo il mega boom, bombone di Bloom. E non si può fare. Però il 50 se lo dovrebbe prendere. Perché non se lo piglia? Allora, sulla wiki dice che non li possiamo buttare così dentro come ci pare, li dobbiamo mettere con dell'altro ore. Quindi questi, se tipo li mettiamo con altri 5 pezzi di limonite, faccio un esempio che ci serve per fare il bloom, dovrebbe prenderli. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' che succede. Quindi prendi 5 pezzi di limonite e vediamo se mi fa fare sta roba. Ok, la prova del 9. Allora abbiamo già 8 pezzi di charcoal. E abbiamo bisogno di un pezzo di charcoal per. Charcoal, come cazzo lo dico? Per ognuno di questi. Allora io provo a metterne uno solo. No, tu devi entrare dentro. Però non te lo devi prendere. Dovrebbe averlo preso. Vediamo un po'. Vediamo un po'. L'ha preso. Ok, ora ci dovrei poter buttare il bloom pure. Dove stai? Raw iron bloom. Ecco qua. Dovresti prenderlo. Perché non lo pigli? Sei una testa di cazzo. Perché non me lo pigli? Devi buttarlo lì dentro e non. Turman. Ok, off. Vai. Prenditelo. È tuo. È tutto tuo. Perché non te lo pigli, cazzo? Proviamo a metterci più limonite. Vediamo. 1, 2, 3, 4. Dai. E pigliatelo. Per favore! Come cazzo si fa a rimettere la Bloom lì dentro? Porca paletta! Mannaggia la zia Annetta, mannaggia! Perché non funziona? Allora, ragazzi, sono riuscito a raffinare tutto questo Bloom che era spezzettato. Quindi quello che non riuscivo a mettere dentro sono riuscito a raffinarlo. Basta fare il processo solito di raffinazione. La raffina caccola. Ora. Dovresti riuscire ad entrare nel ceramic mold, vero? Perché il refined bloom dovrebbe poter essere sciolto e creare dei lingotti. Dovrebbe, perché questo non è splittato. Quindi, se io ti faccio così, tu dovresti entrare qui dentro e non entri un cazzo, perché sei bloccato. Quindi, proviamo a metterti qua sopra. Vediamo un po'. Se ti metto qui. Non entri? Manco qua? Come cazzo entra sto coso?
Ce l'ho fatta! Ok, in pratica è semplicissimo. Dobbiamo aumentare la temperatura. Mi dimenticavo che per poter... statevi zitti, sti quattro scemi qui fuori! Dobbiamo aumentare la temperatura perché mi ero dimenticato che non funziona a temperatura bassa. Vedete? Si scioglie e viene qui dentro. Quindi abbiamo il 50 di 100. Ora, teniamo un attimo questa... Eccoli qua, questi si sono sciolti. Sì, ok. Ok che me li hai sciolti. E mo? Proviamo. Giovane. Giovane, qua ce ne stavano 5. Giovane, che cosa mi hai combinato? Vediamo, me lo sciogli qua? Cioè, me lo svuoti? No, non mi dire. Me li ha cazzati tutti. Me li ha cazzati tutti? Dai, non puoi avere... Ma che cazzo di bug è? C'erano 5 lingotti! Ma che bug era? Erano 510 più 240 più 50. Quindi 5, 7. Erano 8 lingotti! Me li hai mandati in pappa! Ma sei un pezzo di merda, basta! Li devo rifare? No! Ok ragazzi, è passata un'altra notte minecraftiana. Nel frattempo io mi sono procurato gli elementi necessari per produrre diciamo la nostra blast furnace, sperando che sono sufficienti. Allora, ci sono 4 fire brick block che si fanno con la grafite. È un bordellazzo, ok? Dovete avere abbastanza grafite. 4 wrought iron sheet, 8 wrought double iron sheet, come cazzo si chiamano loro. Poi ci sono i crucible, che ovviamente si fanno anche questi con la con la grafite, quindi ovviamente anche questi vanno va farmata la grafite. E il tutto basta piazzarlo in questo modo qui, quindi ci metto un crucible sopra, poi una blast furnace ancora più sopra. Perché? Perché spappoli? Perché ti spappoli? Ho bisogno di avere altri supporti? Dobbiamo prima crearcela intorno? Va bene, te la creo. Allora, se ti metto questo, ok. Ti metto poi dietro questi qui. Uno e due, ok. Ora devo togliere questo qui. Ragazzi, non è proprio semplicissimo creare sta merda. Allora... poi ci devo mettere questi quattro qua intorno così. Cioè, non così. Mo' vi faccio vedere. Qua c'è da fare il buchetto in mezzo. Ok. Buchettino. Magnifico. Qua lo togli. Grazie. Sì, io mo' come li metto? Così. Così. Ok, abbiamo messo questi. Questi bisogna rivestirli. Io veramente, ragazzi, sto sperando che non ho bisogno di uno shit per ogni lato. Sì. Porca puttana, lurido. Vedete, bisogna fare sta roba qui. Basta metterli solo intorno. Quindi ho bisogno di ancora wrought iron. Ne servono altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altri 8 wrought iron sheet significa altri 16 lingotti. In questo modo dovrei poter piazzare il blast furnace qua sopra. Ora mi salta, in teoria dovrebbe funzionare. Ma questo video è già andato troppo avanti. Ci ho messo più di 3 ore, devo registrare altri episodi, non ce la faccio a finire. Ci vediamo nel prossimo episodio. Lascia un like, commenta e condividi. Se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag dannati hopper. Per un cazzo di hopper, guardate cosa devo fare. Guardate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.